Ciao. Ecco, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, mi incoraggiate con la vostra presenza, è sempre un gesto così molto coraggioso uscire dopo cena, no? Bene, grazie. E devo fare una premessa, ecco, la prima che parlo in piedi, si ricordava un amico che quando ero giovane insegnavo, parlavo in piedi perché non si addormentassero gli uditori. Adesso parlo in piedi per non addormentarmi io. La seconda, non sto a ripetere quello che già ho detto altre volte, che parlo senza il discorso scritto come hanno il Papa e i Cardinali, no? Mi incoraggiò una volta in una piccola città del Veneto un organizzatore, quando chiesi scusa di non avere il discorso scritto, lui, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a vanvera. E la terza è la pazienza, mi sono preso in Calabria la settimana scorsa il raffreddore e con la tosse ancora non è andato via, quindi sono i mali della stagione. Ma certamente è una cosa importante, ecco, una cosa bella per me anche poter parlare ancora del Concilio, proprio perché è una delle grazie più grandi che il Signore mi ha fatto, ecco, di poter partecipare a almeno 3 sessioni. Della prima potete dire quel che volete, ma della seconda, della terza, della quarta c'ero anch'io, ecco, vi dico un po' le cose. E anche proprio perché fu già nella sua, col fatto di essere un concilio, fu una cosa importante. Perché dei concili nella storia, voi sapete, ne sono stati fatti 20 concili ecumenici, vuol dire quando il Papa convoca tutti i vescovi del mondo, ecumenico vuol dire mondiale, e sono stati 20. Io invidio un po' i ragazzi di oggi, anche voi un po' più grandi, che maneggiate bene l'internet e il computer, noi ce li facevano imparare a memoria, Nico FK, Coco Nico, la, Livian Kos, Pirla, Trevati. Era Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, Nico, Efka, Coconico, Costantinopoli 2, Nicea, la Teranese, primo, secondo, terzo, quarto, Lilibia, Cosso, Lione, Lione, Viene, Costanza, Firla, Trevato, Firenze, Laterano, Quinto, Trento, Vaticano. E una volta usava così, è come le lettere di San Paolo, vi dicono: la lettera di Filippesi, vuoi trovare? È facile, rococò, ganepì, contetè, titi, filè. Romani, Corinzi, Corinzi, rococò, ganepì, galati, efesini, filippesi, contetè, e colossesi, tessalonicesi, tito, timote, filemo, ebrei. Ecco, era un modo così per ricordare le cose. Ma l'ultimo concilio, il 20°, il Vaticano I, 1869-70, era finito proclamando il primato e l'infallibilità del Papa. Non c'è mica più bisogno di fare un concilio, dica lui. Papa Giovanni, adesso sarebbe lungo raccontare la storia, perché già da giovane si interessava di questi problemi. Beh, questo bisogna che la racconti. C'entra un politico di cui non vi dico il cognome, vi dico solo il nome, Giulio. Questo Giulio ha sposato la nipote di un certo Monsignor Belvederi, che era così, era stato segretario dell'Arcivescovo di Bologna, e poi quando è morto l'Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Svamba, che era un po' guardato come troppo ammazzato, andò a Roma e ha fondato l'archeologia sacra Belvederi. Deve aver raccontato alla nipote, e questo al marito, che quando all'inizio del secolo cominciava un po' il modernismo, no? Il rinnovamento, e poi Pio X l'ha stroncato un po', perché forse era esagerato, due studenti del Collegio Caprani e due del Collegio Lateranense volevano incontrarsi, allora approfittavano della sosta che nei collegi romani c'è, degli studi, nel pomeriggio dalle 4:30 alle 5:15, in tutti i collegi è antichissima, pare che è una tradizione che risale da prima di Cristo, forse. Nei collegi romani alle 4:30 si fa sosta e dice: andiamo a fare la visita al Santissimo, che devoti. Andavano alla chiesa del Gesù, dei Gesuiti, ma poi si trovavano loro quattro a parlottare. Ernesto Bonaiuti, no? Che è finito come è finito, Alfonso Manarese, che era un prete di Bologna, poi lasciò, ma facevo lo storico quando ero giovane io, il miglior libro di storia per i licei era del Manarese, Giulio Belvedere, lo zio della moglie di Giulio, e Angelo Roncalli. No, per dire, cominciata allora con più prudenza di tutti,
ma come si interessava. E io ho anche un ricordo personale, se vuoi. Nel 1951, d'estate, voglio andare a Parigi per cercare di imparare un po' di francese, e il mio arcivescovo di Bologna mi disse: se vai a Parigi, va a salutare il nunzio che è un bravo uomo. E io andai a salutare il nunzio, che era un bravo uomo, che era Roncalli. E fu gentile, mi invitò anche a pranzo, ma dicevano, sarà in Francia, se come diplomatico, è un bravissimo diplomatico, perché i diplomatici devono tenere i segreti, no? Dice, è bravissimo, è capace di parlare due ore senza dire niente. E difatti quando andai là, dice, ma lei ha degli hobby. Ma dico, eccellenza, ho appena cominciato a insegnare, è già molto se mi preparo bene alla scuola. Io ho due hobby. Il primo sono i libri antichi. I miei colleghi lo sanno, se vogliono farmi un regalo, mi regalano un libro antico. Vedi che io avevo una trentina, questa è la prima edizione della Filotea di San Francesco di San, questo è Voltaire, questo è Rousseau. E il secondo, io mi interesso delle visite pastorali di San Carlo Borromeo alla diocesi di Bergamo. Ha pubblicato cinque volumi, ha pubblicato. Cosa faceva? Cosa faceva San Carlo Borromeo nella diocesi di Bergamo? Portava il concilio di Trento. E lui si rendeva conto dell'importanza di un concilio per il rinnovamento della Chiesa. E allora, perché fu importante? Perché il Papa, se avesse detto al principio, dice, è infallibile, può fare lui, non avrebbe detto niente di quello che si è detto nel concilio. Non solo. Lui chiese a tutti i vescovi del mondo, alle università cattoliche, che gli mandassero dei suggerimenti e delle opinioni. Le ha raccolte in 12 volumi. Andate a leggere cosa c'è in quei 12 volumi. Non c'è quasi niente di quello che abbiamo detto alla fine. Perché? Perché è stato il concilio che ha maturato, non scandalizzatevi, i primi convertiti dal concilio siamo stati noi vescovi. Perché in concilio qualcuno cominciava a parlare della parola di Dio, della liturgia, dei gruppetti che avevano studiato le cose, che le avevano portate avanti, e noi vescovi dicevamo, ma guarda, ha ragione, forse non ci avevo pensato, è meglio far così, cioè abbiamo maturato tutti. Ecco l'importanza nella Chiesa, come poi diremo della Chiesa, non qualche cosa che cade dall'alto, ma qualche cosa che nasce dal basso, con una gerarchia che controlla, ma credendo al fiorire delle iniziative, delle idee, come lo Spirito Santo le fa venire fuori nella Chiesa. Il Concilio è stato realizzato, ha fatto quello che ha fatto proprio perché neanche lo stesso Papa Giovanni, lui sapeva che era importante il Concilio, ma che cosa avrebbe detto? Forse non lo prevedeva neanche lui. Allora, l'importanza del Concilio Ecumenico, come raccogliere insieme, poi con una garanzia, con un controllo, una verifica della gerarchia, ma che nasca dal popolo di Dio, lì era il popolo dei vescovi, quello che lo Spirito Santo suggeriva a loro. La seconda cosa importante del concilio, che cosa c'è? La seconda cosa importante fu che tutti i concili erano dogmatici, cioè erano fatti per stabilire dei dogmi, delle verità, perché è vero il Vangelo, la Bibbia, ma poi per ricavare, per esempio, quando hanno cominciato a dire sì, la Santissima Trinità, Dio è uno ma tre persone, e come si fa? Se sono tre allora sono tre dei, che so io, no? E veniva questa idea, come ci accusano un po' i musulmani, se voi non credete in un Dio solo, Allah è Allah, se voi ne avete tre. E allora cosa? C'è un prete, un certo Ario di Alessandria, dice, beh sì, però il Padre è il vero Dio, il Verbo un po' meno di serie B, lo Spirito Santo di serie C forse, non lo so, E allora hanno discusso se l'imperatore era un ariano, mandava in esilio tutti i vescovi che erano invece ortodossi, noi diremmo, anche qui a Milano avete avuto, no? Quando Sant'Ambrogio andò era perché litigavano tra ariani e non ariani,
e il vescovo di prima, che era stato Ariano, ne dovevano fare un altro, e allora andò per portare la pace un bambino di Sambrogio vescovo, no? Ma per dire che c'era questo problema, questa difficoltà, eh? E allora ecco, i concili erano fatti, il primo fu proprio, neanche il Papa convocarlo, lo convocò Costantino, l'imperatore, sì. Qui i vescovi fanno un gran scompiglio, pensate che tempi, i vescovi facevano scompiglio. Dice, i vescovi fanno un gran scompiglio, che bisogna mettere la pace. Un concilio, raccogliamo tutti i vescovi. Il Papa mandò i suoi rappresentanti, quindi era autentico il concilio di Nicea, 325. E cominciarono così i concili a dire, sì, tre persone, un Dio solo, tre persone. Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Qualcuno diceva, sì, è vero Dio, uomo, sembra. No, è vero uomo, Dio, sì. No, vero Dio, vero uomo. Ecco, i dogmi, tanto è vero che tutti i concili dicono, questa è la verità, e chi non ci crede, scomunicato, a lei lo aggiungo io, per dire, no? Ecco, ma anatema sit era, cioè anatema sit vuol dire scomunicato, no? Quindi i concili sono dogmatici, come il Vaticano primo. Il Papa è al primato infallibile, chi non ci crede, anatema sì. E Papa Giovanni dice, no, questo qui è pastorale. Ma allora è mica un concilio. Ricordo c'erano alcuni pezzi grossi, c'era un famoso cardinale arcivescovo di una diocesi portuale del nord Italia, no? Che diceva, ma allora è mica un vero concilio. Tanto è vero che uno dei suoi preti, che ha due piccoli cognomi attaccati l'uno all'altro, no? Ha scritto un libro, l'Anticristo, dice, beh, era chiesto dopo il concilio perché non era un vero concilio. Noi raccontavamo perfino, delle volte si possono dire anche le battute, perché queste ce le raccontavamo noi in concilio, no? Per tirare sul fiato. C'era il famoso cardinale Ottaviani, no? Che era poi posto di Ratzinger, che lui però non è diventato papa, per fortuna. Allora, anche lui era uno di questi qui. E dicevano che una mattina si era svegliato tardi e ha chiamato un taxi, dice portami in fretta al concilio, entra nel taxi e si addormenta. Dopo mezz'ora si sveglia, era in aperta campagna, dice ma dove mi porti? Dice al concilio di Trento. Era un vero concilio. Dice pastorale. E allora io dico in questo libretto che ho scritto su di ricordi del concilio, per spiegare pastorale, c'è un certo pedagogista americano chiamato Dewey, lui diceva, se io devo insegnare il latino a un ragazzino che si chiama John, è importante che io sappia bene il latino, ma è altrettanto importante che io conosca bene John, per sapere come lui lo capirà, come lui lo imparerà. Ecco, sembra quasi che Papa Giovanni abbia detto, il latino, cioè le verità, le abbiamo già definite, ma come lo diciamo alla gente di oggi? Che gente che, soprattutto in Occidente, no? Abbiamo un certo tipo di educazione, siamo più critici, più al senso della responsabilità, forse anche dello scambio, della democrazia, come lo diciamo alla gente di oggi. E allora a me piace ricordare del Concilio soprattutto le quattro costituzioni, perché i documenti alla fine sono stati 16. Tre erano dichiarazioni di punti particolari, anche importanti, per esempio la libertà religiosa, ma un punto particolare, tre dichiarazioni, 9 decreti, i decreti sono di carattere pratico, cosa devono fare i vescovi, lo devono fare i preti, lo devono fare i religiosi, lo devono fare i missionari, lo devono fare i laici, no? Sì, importanti, ma già sono di cose pratiche più facili che invecchino un po', no? E poi alcuni sono stati fatti quando le costituzioni ancora non erano concluse, ma in tutti i 20 concili, in tutti i 20 concili i documenti fondamentali sono le costituzioni. E il Concilio Vaticano II ha fatto 4 costituzioni: sulla liturgia, sulla parola di Dio, sulla Chiesa in sé e sulla Chiesa nel mondo. E i titoli in genere sono le prime parole latine, no? La liturgia, siccome fu il primo, ha un tema generale, Sacrosanctum Concilium, il Santissimo Concilio. La parola di Dio, Dei, il Verbo. Quello sulla Chiesa, Lumen Gentium. E quello sulla Chiesa nel mondo, Gaudium et Spes, le gioie e le speranze. E allora vorrei brevemente, perché io credo che se noi vogliamo cogliere
il valore del concilio, anche in questo aspetto tipicamente di rapporto personale, e proprio nelle quattro costituzioni io comincerei da quella della parola di Dio, perché lì fu una delle occasioni in cui Papa Giovanni fece capire che il concilio era nelle mani dei vescovi. Perché i concili, voi sapete, anche i sinodi dei vescovi, se la curia, io non c'ho niente contro la curia, mi raccomando, non pensate, ma io dico, anche nella vita civile, i governi non hanno dei parlamenti, parlo mica dell'Italia, dico in generale, perché nei parlamenti ci sono le opposizioni, bisogna discutere, bisogna scendere i compromessi, no? Nella Chiesa, il Vaticano, il governo, il concilio era il parlamento. Quindi non era, si capisce che non erano entusiasti, no? Ma per esempio una delle prime cose fu che aveva preparato, il Vaticano, la segreteria, aveva preparato le commissioni per discutere i sinodi, ogni commissione di 15 che avevano preso un vescovo dall'America o dall'Africa. Ecco, votate questi qui, un cardinale francese e uno tedesco. Il tedesco era il Friedrich di Cologne, che aveva un teologo che si chiamava Ratzinger. Allora dissero, no, insomma, vogliamo sapere chi sono. Ma come? Abbiamo già visto noi chi sono? No, manda al Papa. E il Papa dice, allora, no. Tre giorni, dopo tre giorni, erano cambiati tutti i nomi. No, cioè i vescovi si erano, avevano studiato, avevano valutato, si erano resi conto che, che la cosa era nelle loro mani. L'altra fu che quando si cominciò a discutere questo sulla parola di Dio, si diceva le fonti della rivelazione, no? Le fonti che sono la parola di Dio e la tradizione che è il magistero della Chiesa. Ma io ricordo anche il nostro professore di Roma, tirava fuori due cassetti, la scrittura e la tradizione. La scrittura tirava fuori che appena appena si vedeva, di qua tirava fuori tutto. Perché noi avevamo un po' di paura della parola di Dio, Quando ero giovane io, vedere uno con la Bibbia in mano, si diceva è un protestante. Perché loro sì che... Anche perché loro, siccome non ci credevano tanto al magistero, no? Alla gerarchia. La gerarchia era un po' così. Allora dobbiamo riconoscere il buon Papa Leone X, era un medico, era più un principe medici, si faceva fare le commedie dei cardinali che sarebbero escluso al massimo riservate agli adulti, insomma, là, andava a caccia, che so io... Giulio II era un gran condottiero. Una volta Mirandola, che è una piccola città in provincia di Monaco, si ribellò e allora lui arrivò alla testa delle sue truppe, no? Che poi quando arrivò a Bologna, sa come fanno, dissero a un giovanotto di belle speranze, cominciava a fare lo scultore, ma lui aveva fatto carriera, avete sentito parlare, un certo Michelangelo Buonarroti, no? Ecco. Allora gli dissero, fai una statua di Giulio II, lui ha visto una bella statua in bronzo, arriva Giulio II, con la statua, conquista la Miranda e poi torna a Roma. Sai che sono fatti i bolognesi, è mica bello, Hanno fuso la statua e ne hanno fatto un cannone. E quando a mezzogiorno non c'era la radio e la televisione, da San Michele in Bosco, che era la collina sopra Bologna, per dire alle donne che era mezzogiorno che mettessero giù la pasta, sparava il cannone. Ti sei sentito la Giulia? Era il cannone fatto con la statua di Giulio II, per dire. Si capisce che con una gerarchia così, i tedeschi, che si sono sempre considerati un po' più colti degli italiani, no? E allora contestavano. E quando cominciò a litigare Lutero, gli dissero, devi sottometterti, poi discutiamo. E lui dice, no, prima discutiamo, poi mi sottometto. No, ti sottometti e non discutiamo. È successo quel che è successo. Allora si vedi con la Bibbia, si diventa protestante. La Bibbia la tirano i preti, neanche tutti i migliori, come il vostro parroco magari, o i vescovi, il cardinale di Milano, Ma la gente mica doveva leggere la Bibbia, Allora sembrava che allora la fede, e quando cominciarono a discutere, i vescovi dissero no, qui bisogna cambiare, che le fonti. Votarono, la maggioranza disse bisogna cambiare, ma per cambiare nel concilio ci volevano i due terzi, mancavano pochi voti ma non arrivava ai due terzi, si sarebbe dovuto discutere un documento che la maggioranza non voleva, e Papa Giovanni disse, beh, stavolta faccio il Papa io, lo rimando io a cambiare. E allora si resero conto i vescovi, ma allora è proprio nelle nostre mani, il concilio. Questo fu anche importante, anche se lui non sapeva dove sarebbe arrivato, capiva come doveva svolgersi.
E allora ecco, sulla parola di Dio, vedete, ridare importanza alla parola di Dio, perché è notevole? Perché sembrava che la fede fosse sapere bene tutte le verità. Si facevano le gare di catechismo, no? Chi sapeva a memoria tutto il catechismo? 4 asterischi per le domande di quinta, 3 per le domande di quarta, 2 per le domande di seconda, 1 per le domande di terza e di prima. Cioè sembrava che poi sapete, è bello sapere a memoria, ma uno può sapere a memoria e poi non interessa niente. Anche un musulmano può imparare a memoria il catechismo, però sono musulmano. Come uno di noi può studiare bene il Corano, cioè sei diventato musulmano, no, lo studio è una cosa intellettuale, no? E invece dire la parola di Dio, perché è importante? È importante pensando che quando Dio ha creato il mondo, io dico sempre che l'ha creato con un sorriso, dice io faccio il mondo che è creato, ma è divino, perché dice San Paolo il primogenito di ogni creatura è Gesù Cristo. Cioè, quando Dio ha primogeniti di ogni creatura, quando ha pensato il mondo, dice, penso un mondo che è creato, ma che è divinizzato dalla presenza del Verbo, del Figlio, no? E quando Dio ha creato il mondo e ha pensato a Gesù Cristo, non ha pensato solo a Gesù Cristo capo, ha pensato a Gesù Cristo corpo, a tutti quelli che sarebbero stati uniti a Gesù Cristo, a tutta l'umanità concreta. Ci avete mai pensato? Quanti mondi ci sarebbero stati in cui noi non c'eravamo? Che bastava che non si conoscessero il papà e la mamma, c'erano degli altri. Magari migliori, beh, migliori di voi, no, ma insomma diversi da voi, no? No, se mi piace un mondo in cui ci sia quella lì. Attraverso il rispetto della libertà, delle vicende della storia. Delle volte io dico, io sono figlio di Caporetto. Adesso i giovani non sanno che cos'è Caporetto, fu la disfatta della prima guerra mondiale, perché mio padre era torinese, era al fronte, e faceva parte di un gruppo che lo mandavano al quartier generale, che era Treviso. Dopo Caporetto dice, qui ci tocca arrivare al Po, trasferirono il quartier generale a Bologna. Allora quando mandarono sto gruppo al quartier generale, lo mandarono a Bologna conobbe mia mamma e l'ha sposata, se non c'era Caporetto. No, dico che abbia fatto Caporetto per me, ma per dire, insomma, no? Quando Dio ha pensato il mondo, dice, mi piace un mondo in cui ci siano quelli. Cioè sta pensando un mondo in cui il 30 novembre del 2005 noi eravamo quelli che eravamo, ci avrebbe voluto certo migliore, però insomma si è adattato, speriamo che dal 30 novembre siano ancora migliori. Sta pensando e sta chiamando ognuno di noi. Soltanto che per sapere che cosa il Signore vuole da noi, che uno dice, ma pensa così, ecco, allora si rivolge alla comunità, ecco, parla alla comunità, prima alla comunità ebraica, poi alla comunità del Nuovo Testamento. Ma allora la parola di Dio, quella che noi troviamo scritta, sono come i grandi argini entro cui scorre il fiume della parola che il Signore rivolge a ognuno di noi. Allora è importante la parola di Dio scritta, perché è quella che garantisce la linea della parola che il Signore rivolge a ognuno di noi. Dove allora la fede non è tanto sapere, ma la fede è dirti sì a Dio che ti sta chiamando. È tutta un'altra cosa. Le verità sono le stesse di prima, ma come atteggiamento. Vedete allora l'importanza che allora riceve la parola di Dio. Abbiamo diversificato le letture della domenica. In 3 anni riusciamo a dire tante cose di più, una volta era sempre lo stesso tutti gli anni, no? Anche nei giorni feriali cambia un po'. L'incoraggiamento che si fa a diventare familiari con la parola di Dio, perché più tu diventi familiare con la parola di Dio, più sei orientato ad ascoltare quello che Dio dice a te, eh? Perché la vita cristiana è una tubercula con Dio. Concilio pastorale, eh? Cioè che si rivolge alle persone, che si interessa delle persone, che si interessa di ognuno di noi, attraverso il rilancio della parola di Dio. E questo noi l'abbiamo scoperto proprio nella liturgia. La liturgia una volta sembrava che fosse più una cosa di cerimonie, no? Nei seminari in genere il cerimoniere vescovile faceva la liturgia, perché
voi vi ricordate, voi siete giovani, beh, qualcuno un po' stagionato, si ricordano ancora quando la messa era tutta in latino, no? Si vedeva la schiena del prete, e allora sembrava che fosse la preghiera con cui il prete trasforma l'ostia nel corpo del Signore, perché poi la preghiera si faceva nell'adorazione davanti al corpo del Signore, tutto in latino, tant'è vero che qualcuno diceva, ah sì, te preghi, a prete, e io te la faccio, prego anch'io, dico il rosario. Si diceva il rosario per pregare, no? Ecco, che era una cosa bella, io ho ricevuto la fede da quelli lì, nei seminari si diceva, in uno dei seminari dove sono stato, la meditazione durante la messa, primo punto all'inizio, secondo dopo la consacrazione, colloquio dopo la comunione, perché poi la preghiera allora veniva dopo, allora la liturgia era fare bene le cose, Sapete che per diventare prete per un mese ho dovuto prepararmi davanti allo specchio. Voi dice così vanitoso, no? Perché quando ci si voltava a dire Dominus vobiscum, la mano doveva stare, non andare fuori dalle spalle, da chi è non più sopra, no? Allora non anche lo specchio. E beh, così veniva bene. Era così. E facevi i segni in croce sul calcio, avanti, indietro. C'era un mio amico che diceva, dopo la consacrazione, ancora nel canone romano, bisogna mettere la mano sull'altare, si sta a vedere che ci ha fatto il dito più corto, così si mette bene la mano. Era la grande immagine, erano le messe dei vescovi, no? Delle cose solenni, come le messe del Papa, no? Cose solenni, sì che va bene, ma dice, no, guarda che la messa non è la preghiera, prima di essere la preghiera del Papa, è la preghiera del popolo di Dio, sì, ma è la preghiera di Gesù Cristo. Se la preghiera è l'umanità che va a Dio, Gesù Cristo è l'umanità che va a Dio e Dio che va all'umanità, no? E allora Gesù Cristo è la preghiera. Com'è morto Gesù Cristo? È morto dicendo: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Padre, perdona loro. Cioè è entrato nell'eternità in atteggiamento di totale abbandono all'amore del Padre e di totale dedizione agli altri. E allora vuole essere presente, si rende presente non perché noi assistiamo, come si diceva, ma perché noi partecipiamo. Ecco, questo forse non starebbe bene dire, perché questo l'ho sentito l'altro giorno, mi ha fatto sorridere un po', da ve la dico. Dice che uno quando è morto ha detto San Pietro: vorrei vedere Adamo. Cioè, non si può, figurati, c'è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. E ti sei anche comportato bene. Vado a chiedere il permesso. Torna dopo un po', dice: è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Ah, dice: ho solo una domanda da fare. E lo porta da Adamo, sto vecchione. Dice: Adamo, dice, cosa c'è? Parlano tanto del tuo peccato. Che dice che è stato un peccato di gola, dice che è stato un peccato d'orgoglio, che dice che è stato un peccato sessuale. Dice: ma dimmi un po', ma com'è stato il tuo peccato? Dice: è stato originale. Dove? Noi diciamo originale perché è alle origini, no? Io dico che è originale perché l'origine è detto. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che Dio ha detto, dico quel che voglio, faccio di testa mia. Ma guarda che gli altri, se mi serve bene, se no peggio per loro. Non è lì l'origine di tutti i mali, Noi ci chiudiamo una crosta che ci chiude nel nostro individualismo e nel nostro egoismo. Eccettuato questo paese, dalle altre parti è dappertutto così, no? Ora Gesù Cristo invece, siccome Dio è amore, no? E allora dice, vuole per riportare l'amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figlio unigenito, non per condannarlo, ma per salvarlo, per riportare l'amore. E proprio non ha fatto un colpo di bacchetta magica che avrebbe eliminato la nostra responsabilità. Da lì dentro per aprirci a Dio e per aprirci agli altri. Ecco, allora si rende presente in questo atteggiamento, che è l'atteggiamento fondamentale della preghiera, perché noi partecipiamo.
E siccome il nostro spirito non ce la farebbe, ci dà il suo spirito, che è lo Spirito Santo, che è lo spirito che dà la capacità di amare. San Giovanni, che scrive il Vangelo per ultimo e mette tutti i puntini su gli, oggi per esempio anche voi fate Sant'Andrea, oggi avete fatto, nel Vangelo c'è Matteo che dice i primi due apostoli furono Andrea e Pietro, e gli altri poi Giacomo e Giovanni. Giovanni dice, un momento, vediamo i puntini su lì, i primi due furono due apostoli di Giovanni Battista, Andrea e un altro. Il giorno dopo chiamarono i loro fratelli, Andrea il fratello Pietro, l'altro il fratello Giacomo, fratello di Giovanni. No? Cioè, Matteo dice, ma qui per tenere buono il Vaticano mettiamo che San Pietro è stato subito primo, ma la verità è... E allora San Giovanni precisa, come quando la Maddalena a rivedere che ha rubato il corpo del Signore, corrono, chi arriva prima? Giovanni, no? Non entro, che se non si vede mai, ma guarda già dentro, vide le bende piegate, dice, allora mica l'ha rubato, sono stati lì a piegare le bende. Sapete cosa diciamo a Torino? Che aveva messo Gesù dentro la benda che era la sindone. Quando Gesù risorge, lascia la benda piegata, vuota. Vedi, c'è il valore e risorto. Questo lo diciamo a Torino, diciamo, per dire, no? E allora dopo lascia entrare Pietro, entra lui, cioè mette queste precisazioni. Per dire che Gesù muore, dice inclinato il capo, noi diciamo spirò, no? Inclinato il capo e mise lo spirito, che vuol dire ha tirato l'ultimo respiro, ma ha donato lo Spirito Santo, ha cominciato a donare lo Spirito Santo. Tant'è vero che quando gli aprono il costato, uscirono sangue e acqua. Chi vide lo attesta, lo dice, perché anche voi crediate. Un po' di sangue, un po' d'acqua. Dicono i padri, come dal costato di Adamo dormiente nata la sposa Eva, così dal costato di Gesù dormiente sulla croce nasce la sposa della Chiesa. Acqua e sangue, battesimo e Eucaristia. Cioè, ci sono... Allora, Gesù nel momento in cui muore è un momento in cui entra per tutta l'eternità in atteggiamento di preghiera e in cui per tutta l'eternità è fonte lo Spirito Santo. Noi andiamo a immergerci, E allora andiamo a portare la nostra vita. Se voi guardate l'ostia, dopo la consacrazione, tale quale come prima, faceste anche l'analisi a Siena, ci sono delle ostie del 700, hanno fatto delle analisi chimiche, sono del pane normalissimo, no? Anche dopo la consacrazione. Ma la fede ci dice che è tutta un'altra cosa. Noi andiamo a portare la nostra vita, che rimane la stessa di prima, rimane con la bronchite, rimane con il mal di denti, rimane con le preoccupazioni, rimane con le difficoltà, no? Ma dentro è tutta un'altra cosa. Ecco, andiamo a trasformare la nostra vita. Per quello allora è il momento più alto, dice Concilio, è la sorgente della vita cristiana. Io dico perfino che quando finisce la messa una volta si diceva ite missa est, lo dicevano anche qui, ite, nel romano, noi nel romano, voi siete più bravi, noi nel romano dicevamo ite missa est, come è tradotto, la messa è finita, andate in pace, come dire, c'è stato un po' di confusione, ma è finito, invece io credo che quel missa est voglio dire andate, è la missione, siete venuti a caricarvi di Spirito Santo. Adesso andate a vivere nella vostra vita di questa settimana questa grazia di amore a Dio e di amore agli altri di cui siete venuti a caricarvi della liturgia. Non c'è mica niente di nuovo come teoria, ma sul piano pratico io credo che è tutto un modo nuovo di vedere la liturgia, di vedere la messa, di vivere la messa. E allora ci siamo resi conto di come questo ha aiutato anche la terza Costituzione, che è quella sulla Chiesa, perché per dei motivi storici, quei protestanti che dicevano no, una cosa spirituale, no, dicevano cosa, oh mi raccomando, la Chiesa è una società perfetta, una società visibile, e chi fa la società, chi garantisce la gerarchia, no? Sembrava che la Chiesa fossero i vescovi, fosse il Papa, la Chiesa ha detto e il Papa ha detto, no? C'era un romanziere inglese, un certo Bruce Marshall, che scriveva dei libri, li leggevamo, voi siete giovani, ma noi li
dice ma andi nascosti in seminario, perché era ogni uomo un soldo, no? La parabola di denaro ciascuno, pure il mondo, la carne, padre Smith, via che le cose. L'inglese che beveva il tè in onore della Santissima Trinità, perché versava il tè in onore del padre, metteva il latte in onore del figlio e poi mescolava in onore dello Spirito Santo. E lui diceva che i laici nella Chiesa hanno tre atteggiamenti fondamentali: seduti, in ginocchio con le mani in tasca, seduti quando parla il prete si ascolta, in ginocchio quando prega il prete si assiste, con le mani in tasca quando passa a raccogliere le offerte. Erano i tre atteggiamenti fondamentali. Cioè, la Chiesa sembrava che fosse, la Chiesa è la gerarchia per il popolo di Dio, è come una stazione di servizio, no? E dice, ho bisogno di 20 euro di benzina, mi guarda l'olio, mi cambia anche il filtro, mi pulisce, mette un po' d'acqua, mi gonfia le gomme, quanto fa, le lascio anche la marcia. Mi fa un battesimo, mi fa una crisma, mi fa una prima comunione, mi fa un matrimonio, dice, guarda, se voglio un 6 incontri, ma mi sposo io, o 6 incontri o niente. Direbbe San Francesco, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diretto, no? L'unica cosa di cui non si chiede la preparazione è il funerale, ma no, per dire, no? Sembrava che fosse così una stazione di servizio, vado, c'ho il servizio, però questa grazia personale, no? E invece dire che la Chiesa, Gesù Cristo viene a rivelarci come Dio vede la vita dell'uomo e la storia del mondo. Viene a unire il mondo con Dio e viene a unire gli uomini tra di loro, profeta, sacerdote e re o pastore, Gesù Cristo. E allora tutti quelli che vivono come Dio vuole che si viva sono in qualche modo profeti, no? Profeta che fa vedere come Dio vuole che si viva. Quello è un uomo che ci crede, dicono, no? È un prete che ci crede, era certamente un prete apostolo, per dire. Ci credono tutti, ma qualcuno lo fa vedere di Dio, ecco, il profeta. Il sacerdote è chi vive nella grazia di Dio. Anche voi donne, in genere lo siete addirittura più degli uomini, sacerdoti in questo senso. E pastori, cioè portatori di unità e di pace. Se la gerarchia, dici, ma se tu sei profeta, non è perché sei più intelligente, ci vuole qualcuno che ti garantisca la parola di Dio. Se tu sei sacerdote, non è perché sei bravo tu, ci vuole qualcuno che ti unisca a Gesù Cristo, qualcuno che ti faccia fare l'esperienza dell'unione, della comunione. Quindi la gerarchia è come un servizio, perché noi possiamo essere uniti a Gesù Cristo. Dove la Chiesa è qualcosa di molto profondo, poi avrà anche i suoi aspetti esteriori, ma la radice è proprio voluta dal Padre, realizzata dal Figlio e animata dallo Spirito Santo. La Chiesa come segno, cioè la salvezza. Noi una volta avevamo un po' l'idea, come quel rabbino ebreo che morì, e San Pietro gli disse, vieni in paradiso. Cioè, non sono ebreo, ma ci abbiamo fatto un concilio, li prendiamo tutti. Davvero? Sì, ma sono tutti ebrei. Un Gedeone, Manasse, via, no, cioè, quelli là sono musulmani, no, ci facciamo uno stato di pace, quelli sono protestanti, io non sempre di Ostia, ma quei gialli vanno, non tutti buddisti, ma guarda anche loro, vanno avanti quei neri là, ah, sono quasi tutti animisti, ma anche loro in paradiso, arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché? Se di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Io ero un po' così, no? E Sant'Agostino stesso diceva che non è battezzato, è una massa dannata. Faceva per fare l'importanza del battesimo. Io credo che il Signore, così, davvero, ecco, voglia bene a tutti. C'era due giorni fa, sul giornale parlava del limbo, no? Del limbo, perché avevano detto i bambini senza battesimo, se non hanno il battesimo non possono mica andare in paradiso, cioè loro li mandiamo all'inferno. Allora avevamo pensato che ci fosse una zona
dove c'era tutta la soddisfazione naturale, ma senza la visione di Dio. Andavano al cinema, vedevano il calcio, mangiavano il gelato, no? Cioè le felicità naturali, ma senza la visione di Dio. Ecco, adesso diciamo, no, quando Dio ha pensato il mondo in Gesù Cristo, è un mondo già in qualche modo soprannaturale. Uno può uscirne, quando dice non mi interessa, da qualunque parte sia, può uscirne, ma se uno sta dentro, io penso quando guardo di dietro dei musulmani, interesse di dietro dei musulmani, ma quando loro si mettono a pregare, che mettono la testa giù di dietro in alto, no? Lo vedete tutti, ma dico, se lo fanno con sincerità, loro vanno a Dio come sanno, no? Dice, ma allora è lo stesso essere cristiani. No, il Signore ti ha fatto conoscere di più e ti è più vicino perché tu aiuti tutti quanti ad essere migliori. Intanto cominciare ad essere musulmani migliori. No, non è vero che adesso ci sono di quelli musulmani che fanno fuori i cristiani, dicono noi siamo la vera religione e voi non siete la vera religione e vi facciamo fuori. Anche noi l'abbiamo fatto a suo tempo, no? Cioè, noi siamo la vera religione, io ti faccio fuori, una bella crociata. San Bernardo, che era un sant'uomo, no? Il dottore Melliflu diceva ammazzare un musulmano non è un omicidio, è un malicidio. Cioè, nel senso che lui è cattivo, quindi lo faccio fuori. L'altro giorno ero a Firenze e dico, adesso lo fate santo, sono una roba. Ma l'avete ben bruciato in piazza, no? Perché non era nella verità. Una volta citavo anche Giordano Bruno, ma l'ho messo perché la gente sentiva Giordano credeva che fosse il cardinale di Napoli. No, l'avete bruciato. Per dire, insomma, nelle nostre valli di Lanzo, sopra Torino, in 2 secoli e mezzo abbiamo bruciato più di 500 streghe. È una strega, si intende col diavolo, no? Se no, io ti torturo, sotto torture dicevo di sì, e allora non bruciavamo. Cioè, per dire che l'abbiamo fatto, adesso non lo faremo mai più. Però come abbiamo imparato noi, non dobbiamo insegnarlo anche agli altri, eh? Non dobbiamo aiutare tutti gli uomini ad essere migliori, musulmani migliori, buddisti migliori, se poi possono anche capiscono che è meglio essere cristiani, tanto meglio, eh? I missionari lo fanno, e tanto aiutano anche gli altri ad essere Dio, cioè a portare uno spirito nuovo, eh? Ecco, io credo che allora anche la Chiesa, in questo segno che è, io credo che in un mondo così diviso, così individualista, il più grande esempio che può dare alla Chiesa è quello della comunione, dello stare insieme, che è il frutto dello Spirito Santo. Monsignor Tonino Bello diceva, vedi, le differenze di solito sono fatte per dividerci, te sei diverso da me, io ti faccio fuori, io ti do, io ti sfrutto, no? Tu sei diverso da me, vuol dire che hai delle cose che io non ho e io ho delle cose che tu non hai. Se ci mettiamo insieme cresciamo di più. Io pensavo una volta, ricordo ancora, ero sul ghiacciaio del Monte Rosa, se qualcuno di voi va a montagna sui ghiacciai non si parla, si tiene il fiato. Avevo scritto un libro, Farsi uomo, di come avevo visto la Chiesa nel Concilio farsi uomo. E mi venne in mente là, dico, ma farsi uomo, noi pensiamo al maschio, al uomo, ma più di metà del mondo non è maschio. No? Per cavallerino ci siete un po' di più voi donne. È una differenza, è fatto per combattersi, qualche volta capita, ma è fatto per star bene insieme, no? Per arricchirsi, e quando un uomo e una donna stanno molto bene, molto insieme, fanno un'altra differenza che è il bambino. E anche quello è fatto mica per combatterlo, qualche volta capita, ma è fatto per star... cioè è la natura che ci fa vedere che le differenze sono fatte per la convivialità. E questo è il frutto dello Spirito Santo. L'ho nominato Tonino Bello, lui spiegava addirittura anche la Santissima Trinità, che non si spiega mica. Lui diceva, vedi Don Luigi, se le tre persone fossero uno più uno più uno, fa tre. Ma sono uno per uno per uno, fa uno. E noi siamo come Dio vuole se siamo l'uno per l'altro. Se siamo l'uno per sé,
No, allora soffochiamo la nostra umanità. La vera umanità è essere l'uno per l'altro, come dice la Bibbia del resto. Quando Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, non creò tanto maschio e femmina li fece. Cioè la immagine e somiglianza di Dio non è l'uomo chiuso in sé, l'essere umano, ma è l'essere umano aperto all'altro. Ecco, allora la Chiesa dovrebbe dare la grande testimonianza della comunione. Il Papa che dice può fare da solo, ma chiama ogni tanto i vescovi nel sinodo. I vescovi potrebbero far da soli, no? Dobbiamo avere il consiglio presbiterale, la rappresentanza dei preti. I preti che sono invitati a prendere la collaborazione, a sentire che anche i laici fanno parte della Chiesa, i consigli pastorali, le organizzazioni. E non è un piacere che noi facciamo ai preti, è un diritto e un dovere che noi abbiamo come cristiani. Quando facevo la crisi ai miei bambini dicevo: guardate, finora eravate cristiani piccoli e i piccoli fanno per tutto i grandi, ma quando uno diventa grande deve prendersi le sue responsabilità anche nell'interno della famiglia. Da questo momento siete cristiani perfetti, quindi è il vostro dovere di fare qualche cosa per la comunità cristiana, in modo particolare per la parrocchia. Questo avviene nei movimenti, nei gruppi, ma lì un po' ci si sceglie, e qualche volta si rischia, si sta bene insieme ma ci si chiude, si fa la chiesuola, non mica qui in Patagonia, può succedere. Nella parrocchia ci si trova così, tutti diversi come si è, e allora dire: ecco, io ho una responsabilità di contribuire in qualche modo alla vitalità della parrocchia. Che cosa faccio per la vitalità della parrocchia? E l'ultima costituzione, se no non veniamo più. L'ultima costituzione, la quarta, se per fortuna avesse fatto 10 costituzioni, questo non veniva più. La quarta costituzione è proprio la Gaudium Spes. Io ricordo che quando arrivai al Concilio nell'autunno del 63, trovai che i vescovi stavano pronto, no, stavano riflettendo. Dice: ma come, c'è un concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirci niente? Papa Giovanni aveva fatto la pace in interno. Non potremmo lamentarci con lui che era già morto, ma è di lì che ha preso la spinta un po' questa costituzione sulla Chiesa nel mondo. Che qual è la novità? Come quella della pace in interno. I papi scrivono le encicliche sulle cose religiose, no? È il loro mestiere, il loro compito, e le scrivono per i cristiani. Per la prima volta un papa scriveva su un valore umano, la pace. E la scriveva non solo per i cristiani, ma per tutti gli uomini di buona volontà. E adesso non rifaccio la storia, l'ho andata anche per televisione, la crisi di Cuba, l'America che stava per scoppiare la guerra tra l'America e la Russia, nessuno di due la voleva, Kennedy che sente dal Papa, il Papa che sente anche da Cruscio, e nell'autunno del 62 fa un famoso appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. Facile per Kennedy dire per la Russia mai, ma per il Papa mi fermo. E anche Cruscio dice per l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. E fu così colpito di essere stato strumento di pace che fece questa encicla. Tra l'altro scese dei collaboratori. Pio XII si serviva sempre di un gesuita tedesco, un certo padre, Gundlach. Insegnava a Roma la Gregoriana. Noi studenti delle volte andavamo a sentire le lezioni di queste personalità, ci andiamo a sentire il padre Gundlach, oppure c'era un certo padre Cappello, che adesso lo farà un santo, che insegnava diritto, ecco, e andiamo a sentire il padre Cappello, ecco. Andavamo a sentire una volta padre Gundlach, bravissimo, ma proprio tedesco, tanto è vero che facciamo un bollettino di studenti dove a ogni professore avevamo affibbiato il titolo di un film. A padre Gundlach era l'ora che uccide. Allora voi capite, dice Papa Giovanni, aveva conosciuto a Venezia un certo Don Pavanti, che era di Treviso, dice: ma dammi una mano, era più così, più estroso, più vicino alla gente, e allora è venuto fuori un'enciclica che fu importante. Fu importante perché fece capire alla Chiesa che non deve chiudersi in sé, pensare soltanto a sé o ai problemi, ma il Signore la chiama
ad aiutare tutti gli uomini a camminare verso il regno di Dio, il mondo come Dio lo vuole, che è il mondo della fraternità e della pace. E allora con questo tu gli dico l'ultima. Dicevo che c'era un cappuccino che convertiva tutti, lo chiamavano nelle parrocchie, l'avrebbe chiamato certo anche il nostro parroco. Sono una grande parrocchia, e infatti dopo 10 minuti erano già tutti commossi, salvo un signore che stava lì tranquillo, lui rincara la notte, no? Tutti piangevano già, e questo signore sempre niente, allora ancora di più, andavano già tutti a confessarsi, e questo signore niente. E allora alla fine dice al parroco, si chiamerebbe quel signore. Cioè, scusi signore, non per sapere i suoi interessi, ma così mi regolo anch'io, so come devo fare la prossima volta. Com'è che tutti si commuovevano e lei no? Ah, dice, sono un'altra parrocchia. Cioè, nel senso che se io dico, sai il Vangelo, uno può dire, sono un'altra religione, eh? E allora, quello è il motivo per cui io lo faccio, perché so che Dio vuol portare la pace in terra. Ma poi lo dico in modo da parlare, da collaborare con tutti gli uomini di buona volontà, eh? Vedete com'è importante allora anche questa costituzione, che ci fa guardare, come dire, con fiducia a bene. C'è tanto male nel mondo, ma ci sono anche tanti germi di bene. Cioè, ma è musulmano, ma è un buddista, e il Signore dice, insieme lavorate per la solidarietà e per la pace. Perché Papa Giovanni in quella enciclica aveva anche detto, guardate che la pace, bisogna fare il cammino della pace, e il cammino della pace comincia dal riconoscere il valore di ogni essere umano, perché soprattutto noi occidentali abbiamo l'idea che ci sono degli uomini che valgono di più e degli altri che valgono di meno, l'abbiamo tutti questi idee. Io dico, basta guardare il conto che si fa dei morti in guerra, degli occidentali 2061 sono, no? E quanti iracheni? Sono iracheni, 10.000, 15.000, 20.000, no? Anche dei civili, dei bambini, delle donne, ma se abbiamo sbagliato, ma così, no? Oppure guardate come si trattano delle volte i prigionieri, Da una parte e dall'altra, ma anche noi che ci diciamo cristiani, non ci rendiamo conto di che scandalo diamo, perché gli occidentali sono i cristiani, ci guarda i cristiani, Ecco, io credo che questo cominciare a considerare il valore di ogni persona umana, qualunque sia il colore della pelle, la cultura, la religione, quando Dio ha creato il mondo ha pensato a ognuno e ama il prossimo come te stesso, sta amando quello lì come ama te. Anche perché da questa considerazione diversa nasce la ingiustizia, per cui noi che stiamo bene organizziamo il mondo secondo i nostri interessi ed emarginiamo quelli che non fanno parte del nostro mondo. Io mi chiedo tante volte perché gli 8 paesi più ricchi devono organizzare il G8. Sono loro che organizzano il mondo. Ma non lo organizzeranno secondo i loro interessi, È vero che quando fanno le assemblee mondiali, ce n'è stata una il mese scorso, adesso comincia qualche popolo grosso in America, Brasile, Venezuela, Argentina, e dice ma vorremmo anche noi, falliscono, le assemblee internazionali falliscono perché noi o difendiamo i nostri interessi o non ne vogliamo sapere. Anche perché ci viene, proprio perché ci sentiamo i più forti, i più fortunati siamo, di risolvere i nostri problemi con la violenza, E non ci rendiamo conto che la violenza provoca nuove violenze, semina nuove violenze. E che se il Signore ci ha detto ama il tuo prossimo e ama anche il nemico, se il Signore ci ha fatto vedere che Lui considererà se noi abbiamo dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, se ma non ti abbiamo mai visto quando l'hai fatto il più piccolo dei tuoi fratelli. E si dice anche se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu offrile anche l'altro. Però sembra un po' forte, C'era un gran politico italiano che è morto in Tunisia, diceva, ma dice questo qui va bene per una via persona, politico come fa?
leggilo tutto il Vangelo, perché anche Gesù ha dato uno schiaffo, no? Durante la passione, era la volta che avrebbe dovuto dire adesso vatti di là. No, no, gli ha detto: senti, se ho parlato male, dimmi dove ho parlato male, ma se non ho parlato male, perché mi percuoti? Dove offrire l'altra guancia, un modo di dire, per dire non rispondere con la violenza, ma rispondi in modo che anche l'altro smetta la violenza. E questo credo che sia il grande compito dei cristiani oggi nel mondo. Perfino Giovanni abbiamo sempre detto che era capo di quella della non violenza attiva. Attiva, non è mica messo con le mani in mano, faceva anche lui le marce, poi i contagi, ma senza usare la violenza fisica. Giovanni Paolo II proprio l'8 dicembre del 2013 dice: bisogna portare avanti la non violenza attiva, che è l'unica via della pace. Ecco, dirò che la Gaudium è spesso, dire le gioie e le speranze. Le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa. Inutili angosce degli uomini sono inutili angosce della Chiesa, perché la Chiesa non è la Chiesa di quel mondo di là. La Chiesa è l'umanità in quanto cerca di aprirsi a Dio, di aprirsi agli altri, che diceva Tonino Bello: le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa, finalmente le gioie e le speranze dei papà e delle mamme, le gioie e le speranze dei giovani, le gioie e le speranze degli operai, degli emarginati, dei poveracci, sono le gioie e le speranze della Chiesa, i lutti e le angosce della Chiesa. Allora questo senso di solidarietà, di impegno a portare solidarietà e pace nel mondo come il dovere fondamentale del cristiano. Non ha detto delle cose, poi in particolare toccherà a noi vedere in che modo realizzarle, ma io credo che questo atteggiamento, questo senso della responsabilità che noi abbiamo di vivere il nostro cristianesimo tu per tu con la parola di Dio, inseriti in Gesù Cristo che ci dà lo Spirito Santo, in spirito di comunione con gli altri cristiani, perché è di dentro della comunione che il Signore lavora, come ha lavorato nel Concilio, e in questo spirito di impegno di portare la solidarietà e la pace nel mondo. Questo credo che è stato il grande messaggio che il Concilio ha dato alla Chiesa, ed è il messaggio che ancora oggi noi cristiani dovremmo impegnarci a tradurre nella nostra vita. Grazie. Credo che c'è qualche momento per la discussione, ma io ho imparato in Brasile che finita la conversazione, prima della discussione si dà un minuto di sussurro, loro dicono cocissimo, e vuol dire parlare forte col vicino. Serve, sì, serve per sgranchirsi la lingua, per scambiarsi qualche idea, forse per preparare un intervento. Vi prego per un minuto sussurrato. Dal secondo. Dicevo che non avrò esaurito l'argomento, ma ho esaurito gli uditori. Paolo VI si era riservato alcuni temi che sono ancora tutti sul tappeto. Non si poteva parlare di punti sposati, non si poteva parlare della pillola, non si poteva parlare di matrimoni misti, non si poteva parlare della riforma della curia e anche un po' della chiesa dei poveri, aveva paura che andasse a finire nella lotta di classe. Una mattina un vescovo dell'India, non lo sapevo, cominciò a parlare del problema demografico e della pillola. E allora sempre il cardinale Ottaviani, che diceva sono il carabiniere della Chiesa,
Allora prese la parola, perché poi il cardinale può dire sempre, sempre in latino si parlava, eh? E allora cominciò il suo discorso. Dice: mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio. Ha avuto 11 figli, io sono l'undicesimo figlio e non ho mai adoperato una pillola. E invece quelli dicevano: ultimo, magari la pillola. Io ricordo solo vicino a me proprio. Per tirarsi il fiato, si diceva. Come c'era il cardinale Cushing, era il cardinale di Boston, che era venuto, lui aveva offerto $300,000 per fare la traduzione simultanea. E invece bisogna parlare tutto in latino. L'unico che non parlava in latino era Massimo IV dei Melchiti di Antiochia. Dicevo: bisogna parlare la lingua della Chiesa. Allora la prima lingua della Chiesa è stato il greco. Io parlo in greco. Allora, per non lasciarlo parlare in greco, poteva parlare in francese. Ma Cushing niente, tornò e dice: ho perso $10,000, restare qui, io torno a casa. Ma venne una volta per fare un discorso a favore degli ebrei, il dialogo con gli ebrei. Io ricordo proprio, spiccicava le lettere, come dicono loro, spelling, no? Sillaba su sillaba, E fuori i giornalisti dice: ma come, Mienza è tornato al concilio? Sì, per fare un discorso per il dialogo con gli ebrei. Dice: ma che cosa ha detto? Cioè, come faccio a saperlo? Ero in latino. Allora, lei aveva qualche cosa? Sì, io volevo chiedere, lei che gira tanto e anche va fuori dall'Italia, dove sente, come dire, dove sente che questo spirito che il figlio ci ha lasciato viene messo, e si sente, dove si respira? Ma direi che di queste cose, forse più che una chiesa in cui ci sia proprio la forza, magari sono settori. Se lei va nel centro Europa, forse anche perché sono a contatto con i protestanti, c'è molto di più l'uso e la familiarità con la parola di Dio. Se va in America Latina, allora lì le messe sono molto più gioiose. Saranno pochi preti, quindi ne dico poche. Quelle poche che dicono, ci mettono molto tempo e la gente sente che è la loro festa, la loro preghiera. Lì, ecco, capisce veramente come dovrebbe essere. Mentre, a dire la verità, da noi, se voi guardate le messe per televisione, no? Dove le corali vogliono far vedere che sanno cantare bene e la gente non canta. Che quella lì era il fondamentale, no? Che la gente cantare, diceva Sant'Agostino, è pregare il doppio. Allora il senso della partecipazione. Sarà anche che noi abbiamo avuto paura che si cambiasse troppo nei primi tempi, è vero, i giovani con le chitarre magari facevano le messe invece di leggere San Paolo, leggevano Che Guevara, no? È un po' troppo spinto se si vuole. Ma noi abbiamo fatto, sa cosa direbbero i tedeschi? Insieme all'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino. Cioè, siccome c'erano delle esagerazioni, abbiamo cancellato tutto, abbiamo proibito tutto. E noi con questo allora abbiamo perso forse qualche cosa. Cioè, ci sono lì anche nel nord Europa, per esempio, il senso della comunione, della collaborazione, forse c'è molto di più, forse che non da noi, ecco. Forse sarà che da noi eravamo educati, a parte che eravamo abbastanza preti, no? Nella mia diocesi, che aveva 200.000 abitanti, nel secolo scorso erano più di 1.000 preti, quindi si capiva che i laici non dovevano fare niente, se no portavano via il lavoro ai preti, no? Quindi sono abituati, i preti più facevano, più era il loro zelo. Invece di dire coordiniamo il lavoro di tutti. Io dico sempre che se noi abbiamo il carisma, la grazia dell'ultima parola, ci vuole. Se non c'è un'ultima parola, ecco, io dico agli amici ortodossi che sono più di 100 anni che vogliono fare un sinodo panortodosso e non lo fanno mai, perché non c'è nessuno che possa dire come da noi l'ultima parola, il Papa dell'ultima parola, ma anche se tu non sei tanto d'accordo, la gente è. Ma è l'ultima se ce ne sono delle altre prima, non sei l'unica. È come è stato in concilio il Papa, alla fine anche lui, Paolo VI, sarà arrivato alcune cose a cui forse non aveva pensato, lui ha controllato, magari interveniva anche correggendo alcune cose, perché la minoranza del concilio, per avere i voti anche di quella,
in maniera da avere l'unanimità, ma allora c'è stata un'ultima parola dopo le tante altre parole. Allora credo che noi, ecco, abituati ad essere un po', noi preti eravamo l'unica parola, a diventare l'ultima insieme, ecco, facendo sorgere le altre parole. Io così l'esperienza nel mio piccolo che ho fatto al consiglio pastorale, in 32 anni ho mai dovuto dire voi avete pensato così e io vi dico colà. Nel senso che se tu ci stai dentro, ci ragioni, fai capire, li orienti, alla fine poi, ma ecco, sentono che siamo cresciuti insieme, eh? Anche se in realtà è stata l'ultima parola, ma è l'ultima parola maturata insieme agli altri. Ecco, credo che siano, più che esserci delle isole particolari, ecco, dei settori più approfonditi, altri un po' meno. Io feci addirittura un sinodo diocesano sulle quattro costituzioni, preparandolo per 2 anni che la gente si rendesse conto, poi facendo costituzione dopo costituzione, facevamo una discussione, veniva mandato nelle vicarie, loro discutevano, ce le rimandavano, cioè per coinvolgere, ecco, perché la gente sentisse che anche loro potevano dare un qualche contributo. E qualcuno quando parla del concilio dice, beh, già e non ancora. Cioè, se noi guardiamo il primo, ha già cambiato molto, ma se noi guardiamo quello che avrebbe potuto fare, e dobbiamo dire non ancora. Io ho già un fatto personale, eh? Al concilio io ero ausiliare del cardinale Lercaro, che era uno dei più avanzati degli italiani soprattutto. Doveva fare un discorso sulla collegialità. La collegialità è la responsabilità dei vescovi intorno al Papa, no? Il Vaticano diceva andiamoci piano che quelli vogliono togliere il primato del Papa, per niente insomma, ma e questo discorso preparato da Dossetti e Alberigo, quelli lì, diceva ma se voi guardate la storia di Roma, del Vaticano, c'è dentro la collegialità, il concistoro dei cardinali non hanno forma di collegialità, quando il Papa chiama i vescovi suburbicari intorno a Roma non è collegialità. Cioè, chi non vuole la collegialità va contro anche il Vaticano. C'era questo discorso da fare e toccò a me di farlo. Il cardinale Frinsa, il vescovo di Colombia, era uno dei più avanzati. Fece lui il primo discorso sulla collegialità. Chi glielo preparò? Il suo teologo, che non era ancora vescovo, era un certo Ratzinger. E allora lui fece il discorso sulla collegialità per il cardinale Frinsa. Io feci quello sulla collegialità a nome del cardinale Lercaro. Quando ho diventato Papa è andato prima a Bari, no? A chiudere il congresso eucaristico. Poi alla sera hanno portato i vescovi a Roma perché il giorno dopo c'era la CEI, un charter con 80 vescovi, hanno pregato agli angeli custodi che non facessero degli scherzi. Immaginate un aereo con 80 vescovi, no? Ma il Papa è andato con un altro aereo, ha trovato la scusa che lui non si fermava a pranzo e così. E il giorno dopo è andato in CEI, io non ci vado più perché non conto più niente, ma quella volta lì dico, se tu vai con i bottoni giusti rossi la fascia e sono andato io. Allora è arrivato il Papa, ha fatto il suo discorso, poi ha voluto salutare i vescovi uno per uno, no? Allora sono andato anch'io, a un certo punto sono Bettazzi, il vescovo emerito di Ivrea. Il concilio! Te lo solo se... A me ha fatto piacere non tanto che sia ricordato di me, ma che si sia ricordato del concilio, vuol dire che ce l'ha presente. Pare che in conclave, no? Entrano di solito un vescovo, un cardinale un po' tradizionalista col 30-40%, uno un po' innovatore col 30-40%, provano per 2 giorni e poi ne cercano un terzo, no? Luciani, quei tipi. Questa volta Ratzinger è entrato con più del 50%, e allora il capo degli altri, che è un certo Martini, avrebbe detto, guardate, votiamo per lui, purché lui parli, si impegni del concilio, della collegialità e delle comunità. E allora alla sera era già Papa, ma il discorso che ha fatto ha detto concilio, collegialità e comunità. Allora se speri di me. Allora questo fa sperare anche io. Gli ho chiesto perdono perché nel primo tempo avevo detto.
detto, sai perché sei chiamato Benedetto? Perché sapeva che tanti l'avevano mandato a farsi bene. E ti dico, ma siccome adesso il grosso problema è quello del rinnovamento della curia, se viene uno da fuori te lo dominano, come il Luciani, così, questo sono 20 anni che è in curia, ed è un tedesco. Se ci si mette è l'unico in grado di cambiare. Spera, dicono che ci stia pensando, pregate per lui. Niente. Si aspetta a fare il nomine, vuol dire che ha intenzione di fare magari tante. Si sta a vedere appunto quali sono i nomini, per quello rivelerà, ecco, vorrà si chiama anche le difficoltà di persuadere qualcuno a rinunciare, che magari qualcuno sente la vocazione a continuare a star lì, sa com'è. Sono tanti che dicono che sono per il Papa purché il Papa stia dalla parte loro, no? Tanti. E allora ecco, ma ripeto, è tedesco, quindi se ci si mette può anche farlo. Io adesso prego e sto a vedere, poi alla fine andrà come andrà, ma insomma uno può ben sperarci, perché delle volte i papi, come Papa Giovanni, dice il nostro Papa, no? Quando morì Pio XII, tutti sapevano che il vero Papa doveva essere Montini, ma Pio XII l'aveva mandato a Milano senza farlo cardinale. Allora ha detto, facciamo un papa vecchio, che faccia papa Montini e poi muore. Un papa di transizione. Ha fatto la transizione, ha fatto il concilio, la pace interis, che sono due cose che hanno cambiato profondamente. No? Quindi anche questo è un fatto anzianotto, perché poi, anzianotto, a noi è 75 anni, non siamo più in grado di fare i vescovi, lui aveva fatto 78 anni. Cioè non è più giovanissimo, avranno detto un cratro, c'è stato 25 anni, se facciamo un giovane, altri 25 anni, toglie la speranza a tutti, no? Ecco, e allora 78, sì. Ma allora alle volte proprio quelli fatti così come di passaggio sono quelli proprio che nel piano del Signore fanno i passaggi, eh? Dicono è già un po' tardino, è stato così lungo che è meglio che tagliare la corda, no? No, vi chiedo scusa, ma a me quando mi viene a parlare del concilio non chiederei più. Ah beh, sono tu bravissimo. No, se volete una domanda o due. Scusi, a proposito del già e non ancora di cui parlava sì. Prima, in che cosa il concilio non ancora si è concretizzato in quanto al suo spirito? Ma io penso per esempio queste stesse cose delle costituzioni, la parola di Dio c'è di più ma non è ancora al primo posto, soprattutto in alto, la liturgia, ma vedete, hanno fatto un sinodo sull'Eucaristia, l'anno prima hanno già detto queste qui sono le regole, cioè hanno messo, mi parlava un cardinale straniero, dice ma è stato un sinodo un po' debole. Cioè sembra quasi che abbiamo paura che cambi troppo, no? Allora abbiamo già detto prima, resta, tanto è vero che tutti hanno parlato soltanto delle limitazioni dei divorziati che non possono, dei laici che non possono parlare, cioè non c'è stata proprio una spinta. Io non so se dopo il sinodo abbiamo avuto una spinta a vivere meglio l'Eucaristia, ho l'impressione un po' di no. E anche gli aspetti di comunione nella Chiesa, guardate il sinodo, io dico in questo libretto, non mica faccio mica la reclama, ma io dico finché c'è Papa, Curia e Sinodo, cioè il sinodo è gestito dalla Curia, la quale cercherà di non fargli chiedere cose troppo, ma dovrebbe essere Papa, Sinodo e Curia, cioè che il sinodo controllasse anche la Curia per smuoverla. Io credo che questo qui faciliterebbe anche l'incontro con gli ortodossi, i quali credono in una chiesa sinodale. Il Papa stesso, Giovanni Paolo II, nel 96 disse il primato è il primato, però forse dovremmo studiare un modo diverso di esercitarlo. Ecco, allora ci sono degli aspetti di comunione, ecco. E così anche nel mondo, io penso per esempio, come l'ho detto adesso, uscirà forse anche su settimana, perché volevo fare un articolo, ma era un po' troppo forte, allora ho scritto una lettera a tutti i vescovi. Ma adesso il nucleo di quello che ho scritto ai vescovi l'ho scritto a settimana, se me lo pubblicano.
Dico, noi giustamente siamo molto preoccupati della morale individuale, no? Abbiamo detto, per esempio, se un politico non è abbastanza chiaro contro l'aborto, non si può votare. In America non ha votato Kerry, cattolico, perché non era abbastanza deciso contro l'aborto. E la guerra? Ha votato il buon Bush, che era per la guerra, che è una cosa che il Papa diceva, non si può fare la guerra. E lui ha fatto la guerra. Adesso non entro nella politica, ma su un piano morale. Cosa non ha fatto il Papa per non fargli fare la guerra? E l'ha fatta di sua iniziativa, no? Ecco, questo qui dice, ma quello perché non era abbastanza forte contro l'aborto, questo qua. Cioè sul piano sociale, la guerra, la solidarietà, non siamo così fermi, così chiari come lo siamo sulla morale individuale. Fra l'altro, in concilio, io ricordo, nella Gaudium Spes, c'erano per esempio due cardinali, io ancora non ero in Pascristi, sono diventato nel 68, mi chiamarono a Roma e dice: Bettazzi, sai che cos'è Pascristi? No, dice: è un movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo per presidente, abbiamo pensato a te che sei il più adatto. Avevo chiesto altri 5 che avevano detto di no. nel 68 dei giovani per la pace, ma almeno. Beh, io diventai così, ma avevo due cardinali, Fertin di Parigi e Alfini di Utrecht. Cosa non ho fatto perché venisse condannata la guerra? Cioè, un cristiano non può fare la guerra. Seppi poi che Fertin era il presidente in quel momento internazionale dei pascristi e Alfini lo sarebbe diventato dopo. Ma ricordo che quando si parlava di quello, il cardinale Spellman di New York, che era l'ordinario militare dell'America, che era in guerra in Vietnam, era stato a fare il Natale con le truppe in Vietnam, diceva: non pugnalate le spalle ai nostri giovani che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. E allora questo è un po' meno forte di quanto non fosse stata la pace di terra. Però la Gaudium Spes due condanne le fa. Non ci sono le condanne nel concilio, è un concilio pastorale, però condanna la guerra totale. Dice che è immorale. La guerra totale è quella che noi chiamiamo la guerra atomica, perché è guerra totale contro i civili. Il teologo Chiavacci diceva: a rigor di termini, un cristiano se va a fare il militare deve fare obiezione di coscienza alla guerra atomica. Cioè, io non posso fare la guerra atomica perché il concilio dichiara che è immorale. E l'altra è la corsa al rialzo, che direi divora delle risorse che permetterebbero di far fronte a tutte le miserie del mondo. Queste sono due condanne che fa la Costituzione, solo che questo qui noi siamo troppo molto condizionati dalla politica, ecco, sembra che questo qui sia parteggiare per una parte o per l'altra, perché poi le parti ci giocano anche loro. Anche la sinistra ha poi fatto la guerra del Kosovo, no? Per dire, cioè, ci sono queste incoerenze anche di dentro. Però anche i cristiani dovrebbero portare avanti questa linea, che è il viaggiare, che non è rinunciare alla giustizia, ma che è cercare in tutti i modi. Io faccio una citazione, perché lavorando in un movimento di pace abbiamo avuto alcune esperienze. Voi ricordate che quando Milosevic aveva la faccenda del Kosovo, no? Allora la NATO fece un incontro a Rambouillet, vicino a Parigi, ma dissero: non vogliamo la Russia perché è troppo amica di Milosevic. L'UCK, i guerriglieri del Kosovo, al tavolo delle trattative volevano l'indipendenza subito. Terzo, le truppe della NATO su tutta la Jugoslavia. Milosevic disse di no e noi abbiamo fatto 72 giorni di guerra. Per finirla abbiamo invitato la Russia. All'UCK gli abbiamo detto: per 3 giorni non se ne parla. Le truppe della NATO sono sul Kosovo. Il nostro ministro degli esteri, che era Dini, disse: bastava fare prima le condizioni che abbiamo fatto dopo. Ma in fondo la guerra fa conto, perché permette di consumare le armi vecchie, fa provare quelle nuove, anche
anche quelle proibite come quella al fosforo, no? E alla fine si permette di imporre la nostra politica e la nostra economia. Questo è il grande problema. Che noi che siamo i più forti, che abbiamo in mano un po' ecco, le leggi del mondo, dovremmo sapere rinunciare ecco, a questa imposizione del nostro modo di vedere per sollecitare la solidarietà, non è aiutare gli altri, anche quello, ma è riconoscere i diritti che gli altri hanno. Cioè tu hai diritto alla vita, hai diritto a quanto è indispensabile per la vita, hai diritto, no? E io devo sapere rinunciare per non calpestare i tuoi diritti. Questo credo che sia un grande cammino, del resto abbiamo visto, no? Il Papa che era così, così forte contro la guerra e il mondo cristiano, anche il mondo della gerarchia. Io ricordo per la prima guerra del Golfo, il Papa anche lì era forte contro la guerra, il Cardinale Ruini disse, beh, dice il Papa, disse, ma come i giornalisti? Il Papa ha detto, sì, il Papa dà i grandi principi, poi tocca ai politici vedere come si possono applicare. Che un giornalista che era Domenico Del Rio, se già morto, bacia l'anima sua, disse, grazie, perché allora anche per la sessualità il Papa dà i principi, poi vediamo noi come si trova. Cioè, ecco, è un po' così. Per dire ecco, che ci vuole la determinazione, la buona volontà e l'impegno anche per portare avanti questo discorso della non violenza. Ci fu un caso, 1956, voi sapete che il canale di Suez fu fatta da una compagnia, la compagnia del canale, che era inglese e francese, no? Quindi erano loro che riscuotevano anche i pedaggi. Il dittatore dell'Egitto, un certo Nasser, a un certo punto dice, ma perché devono guadagnarci loro? Questo è Egitto, andiamo, aveva già mosso il suo esercito. La Francia e l'Inghilterra avevano già messo le navi nel Mediterraneo, le navi armate. L'ONU dice, un momento, mettiamo lì le nostre truppe, la polizia, un po' da una parte, non proprio la Russia, Bulgaria, un po' dall'altra, non proprio gli Stati Uniti, il Canada, con le nostre truppe lì, adesso si tratta, abbiamo trattato e abbiamo risolto. Cioè è stata una soluzione non violenta. Ecco. Occorre che chi ha fatto i calcoli di avere propri interessi economici o politici sappia allora subordinarli a un cammino vero di pace. Io volevo domandare, le chiese dell'America Latina e dell'Africa, che sono avuto nella volete concilio? Io devo dire, per quanto ricordo, i vescovi dell'America Latina e dell'Africa erano un po' spersi, perché era la prima volta che si trovavano insieme così, poi educati, erano i primi vescovi proprio locali. Anche nel Vaticano I c'erano vescovi di tutto il mondo, ma erano tutti europei, missionari. Quindi questi avevano un po' i vescovi nuovi, possono avere dei loro interessi, ma insomma, di fronte alla Chiesa. Tant'è vero che per esempio c'era un certo canonico Boulard di Lione, un altro canonico Utard di Lavagna, che al pomeriggio facevano come delle scuole di apprendimento per i vescovi dell'America Latina, ma loro in genere guardavano chi ha portato avanti il concilio e la teologia del centro Europa, Germania, Francia, Belgio, Olanda, loro guardavano lì. Tanto è vero che quando a metà della seconda sessione vollero allargare le commissioni, il centro Europa aveva preparato dei nomi, 8 nomi, no? Per ogni commissione, in uno c'ero anch'io alla teologia, perché allora era interessante che fosse il nome del cardinale. Gli altri, la minoranza, fece i conti, vide che loro eravamo più forti, quelli della maggioranza, non avrebbero avuto nessun voto, allora fecero la proposta di fare una lista unica. E va bene, la facciamo unica. Dossetti, che era l'abile di queste cose, era buono, perché quando tornò a Roma dice, ah, lista unica, quelli. Allora ottenne perlomeno che la maggioranza fissasse il posto degli 8, perché si sapeva che i vescovi votavano i primi 4.
E allora degli italiani, che erano quelli un po' contrari, li misero soltanto nelle missioni, nei religiosi, cioè in tre commissioni meno importanti, infatti furono eletti. Io ero nella lista dell'Indonesia, perché quelli dell'Indonesia avevano copiato quella del centro Europa e non avevano saputo che il centro Europa era cambiato. E allora tendero quella prima del centro Europa, mi c'ero anch'io, per dire come questi qui hanno cominciato da allora a sentire il senso della loro responsabilità. Tant'è vero che, per esempio, quando si parlò della Chiesa dei poveri non se ne è fatto un granché, perché le chiese ricche fanno fatica a parlare dei poveri. Quando i vescovi dell'America Latina si ritrovarono nel 1968 a Medellin per dire come portiamo il concilio in America Latina, fu lì che fecero la scelta preferenziale dei poveri. Allora, ecco, che non era scegliere i poveri contro i ricchi, ma era cercare di vedere le cose con gli occhi dei poveri, che noi normalmente le vediamo con gli occhi di chi sta bene, no? Cosa si fa per salvare l'economia? Si licenzia un po' di gente, no? Ecco, quello è vedere con gli occhi di chi sta bene, con gli occhi dei poveri sono i licenziati al primo posto. Io ricordo quando si faceva la campagna contro le mine anti-uomo, cui metà nel mondo erano italiane, il nostro ministro della difesa, che era un piemontese, che dice: non lo sapevamo. Come non lo sapevi tu, ministro? Ah, dice, ma c'era sfuggito. Come? Beh, di due casi lo sapevamo, ma se noi parlavamo, due fabbriche fallivano, per intanto un milione di morti di là. Ecco, questo è vederlo con gli occhi di chi sta bene, quello è vederlo con gli occhi di poveri. Ecco, allora questo cercare di vedere le cose con gli occhi della gente, con gli occhi dei poveri, questo è. Cominciarono a impararlo allora, In Africa forse è una cosa un po' più difficile, il padre potrebbe parlare di quello che succede in Bangladesh, dove delle volte è una promozione sociale diventare vescovo in questi paesi, no? Dice, e allora qualche volta, ecco, non riescono ad avere ancora la forza che potremmo avere. Io per finire vorrei dire, perché dice, ma ha parlato di cose tanto grandi, e noi? Quando ero giovane, perché sono stato giovane anch'io tanti anni fa, seguivo gli universitari a Bologna. Ed era venuto l'università, un movimento che era nato protestante in America, era venuto in Svizzera, il riarmo morale, che era un po' in funzione anticomunista. Ma allora io, l'arcivescovo, dice, va a vedere là in Svizzera, da due stati per 15 giorni. E facevano tutte le cose attraverso delle canzoni, erano tre fratelli cantori con la chitarra, che allora era una cosa in comune. E alcune canzoni sono arrivata anche in Italia, può darsi che qualcuno di voi le conosca. Una, per esempio, per dire che bisogna partire dalla gente, era viva la gente, simpatica come mai. Ecco l'uomo, il postino, la guardia comunale, cioè la gente. Un altro contro il razzismo era di che colore è la pelle di Dio, era bianco, era rosso. L'altro non ho mai sentita, forse neanche è stata tradotta, ma mi hanno detto che in Africa è arrivata, ed era quando tu ti chiedi il perché delle cose o le responsabilità, quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te, tu punti il dito contro un altro e tre dita sono puntate contro di te, e uno diceva in Africa è puntato in alto, cioè di fronte a un problema della pace, della solidarietà. Se noi ci mettiamo non chiusi nel nostro egoismo, ma di fronte a Dio, di fronte alla coscienza, e tu che cosa hai fatto? E tu che cosa potevi fare? E tu nel tuo piccolo che cosa puoi fare? Ecco, allora, di fronte a questi grandi problemi, io credo che questo, loro non c'entravano col concilio, addirittura prima del concilio, ma in fondo era questo bisogno di prendere il senso della responsabilità personale, inseriti nella comunità, inseriti nella Chiesa, ma il senso della responsabilità personale, della coscienza e della libertà.
Io penso che anche le quattro costituzioni sono fatte proprio per educarci al senso della coscienza, nella tu per tu con Dio, nell'incontro con Gesù Cristo, nell'accoglienza del dono dello Spirito Santo, che ci mette in dialogo, in collaborazione, in comunione con tutti gli altri all'interno della Chiesa e con tutti gli uomini di buona volontà. Grazie. Grazie a 10 se c'è bisogno di un concilio Vaticano III, ci sono tante cose su cui la Chiesa ancora deve confrontarsi, però credo che quello che ci ha aiutato a riscoprire dell'anima, di questo cammino che la Chiesa ha molto forte a se stesso, questo abbiamo, che è il nostro vive la nostra Chiesa, vive il nostro rapporto. Come sempre la parola di Dio, credo che dobbiamo ancora fare tesoro, come certo anche sta risvegliando e riscaldando in questo nostro desiderio. Poi, con i parrocchi, giustamente questo deve tradurre di come facciamo noi, come possiamo anche aiutarci insieme, tra poi Dio al centro, come vivere questo con responsabilità della Chiesa che è popolo di Dio. Soprattutto come sentirci vicino ad ogni persona, condividendo le gioie, le bellezze e le fatiche di tutti. Ringraziamo quindi Monsignor Bettazzi e sul messaggio del Concilio, ringraziamo i padri conciliari che ci hanno offerto. E continuiamo il nostro cammino. Vogliamo lasciare come ricordo l'incontro con il nostro paese, la pubblicazione che è stata creata per Giancarlo Brasi, il nostro incontro è stato voluto, proposto dal Centro Culturale Giancarlo Brasi. Lo lasciamo, è stato per una figura di cristiano molto esemplare per lei. Grazie. E gli chiediamo una benedizione. Mi manda a fare un benedizione. Volentieri, ringraziandovi della vostra accoglienza, della vostra pazienza, della vostra cordialità. Signore benedica noi, le nostre famiglie, questa nostra comunità, tutti coloro che vogliono realizzare il Concilio, che vogliono portare la pace nel mondo. Per l'intercessione di Maria Santissima, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.